quanto riguarda la consulenza dell'avvocato Aiello, confermo che queste consulenze esistono, lasciando stare di rispondere sulle questioni personali, che sono due, una delle quali ha riguardo la costituzione di un procedimento penale, quindi non è tecnicamente una consulenza, ma è un mandato, è un incarico giudiziale. Ha un corrispettivo che è valutato secondo tariffa con un cap massimo di 100.000 euro per la fase del giudizio a seconda delle udienze, e ad oggi abbiamo speso per questa consulenza 25.000 euro. Per quanto riguarda l'altra consulenza che c'è, è una consulenza con un cap massimo di 50.000 euro, che riguarda l'assistenza alla direzione affari legali per una serie di procedimenti penali, quindi di procedure penali, è sempre nell'ambito del penale. Ad oggi abbiamo attivato solo 3 volte questa consulenza per 3 particolari situazioni di querela e una di esposto, delle quali per segretezza non vi do informazioni, e ad oggi è costata alla società 10.000 euro. Inviterei il Presidente, i consiglieri e anche il responsabile legale, se possibile, basta uno smartphone, un computer, ad ascoltare la intervista in audio dell'avvocato Aiello, che è sul sito del Fatto Quotidiano da questa mattina, nella quale l'avvocato Aiello nega di avere mai prestato attività per le Ferrovie Nord Milano, nega di sapere alcunché di questa consulenza, perché mi sembra importante che, se i soldi della società sono usciti, come lei mi diceva, per un procedimento che, da quello che so io e ho scritto, riguarda la vicenda Kaleidos, in cui è coinvolta anche, diciamo, in diretta, come sappiamo, la dirigenza, l'ex dirigenza, i manager di FNM, ecco, il fatto che l'avvocato non ne sappia nulla induce a pensare che questa consulenza forse non siano stati spesi molto bene i soldi della società. Quindi vorrei capire se, visto, basta appunto cliccare su internet in questo istante, potete ascoltarlo anche voi, forse sarebbe il caso di attivare un audit su questo. Scusi, l'audit è già stato attivato, come credo lei sappia. Detto ciò, non sapevo, mi sembra. Va bene, le do l'informazione diretta. Detto ciò, quindi c'è un audit sulle consulenze in generale legali, quindi stiamo facendo, la società sta già facendo gli approfondimenti, ce n'è stato uno concluso a giugno del 2014, la società continua ad auditare secondo un piano di audit. No, ma volevo dire, questa è una consulenza particolare. Le sto dicendo, mi scusi, una consulenza particolare, ma per me le consulenze legali o gli incarichi legali sono tutt'uno. Ma lei conosce altri legali che dicono di non sapere nulla della consulenza che è già stata pagata? A me non risulta. La prima volta agli atti societari. Gli atti societari stanno a dirmi che la consulenza è stata pagata per un'attività che è addirittura in atti non miei, ma della magistratura. Ciò detto, questo è. Prego. Che tanto non so, è stata fatta un'attività. Chissà perché non lo vuole, non lo ammette, si vergogna. Io faccio l'avvocato della società, io ho dato i dati da socio. Dobbiamo tenere. Ma interessa ai soci sapere che sono state spese 100.000 euro e l'avvocato non lo sa. Interessa ai soci, scusate. Chiedo. Scusi, dai, per favore, un po' di. Magari interessa ai soci, chiediamolo a loro.